La preghiera era il mio pane quotidiano, anche la preghiera delle lacrime, specie nei primi tempi, e la certezza che Lui c'è e che ascoltava anche il mio grido, il mio lamento e le mie domande, i miei tanti perché. Fino a quando, Signore? Mi sono sempre chiesto se mai ero al posto sbagliato, mi dicevo no. Io ero al posto giusto, tra la mia gente, condivido e ho condiviso con loro gioie e oggi mi era dato di condividere il dolore, questa sofferenza che ho offerto per loro e per l'Africa. I miei piedi erano incatenati e i piedi sono il simbolo del missionario, come sono belli i piedi del messaggero, ma il Vangelo non era incatenato e la missione nemmeno. Sono convinto che il Vangelo della fraternità continua a camminare e forse in qualche modo anche la mia sofferenza sosteneva i passi dei messaggeri, dei missionari delle periferie del mondo. Cosa le ha detto il Papa quando l'ha incontrato? Mi ha sorpreso, come suo solito. Mi aspettavo che mi desse una parola, ha voluto ascoltare. E poi ha fatto un gesto che mi ha commosso quando l'ho salutato e ho stretto la sua mano tra le mie due mani e lui ha baciato le mie mani. Io non ho avuto più parole.